La mia giornata tipo si basa principalmente su due cose. Questa e questa qua. Oh, ragazzi, un hobby che ho scoperto di avere in questo periodo è questo. Sì, oggi vi presento gli animali domestici. Io ho 5 gatti. Questo qui è Gigio. Saluta Gigi. Questa qui invece è la fiocchina. Vi saluto, evita che vi mando tanti bacini. Invece è Spiritone. Il fratello della fichina, diciamo Spiritone. Questo invece è il lingua di casa. Qui è Devil. Sì, è cieco, però è bellissimo. Andiamo. Oggi alla Molly facciamo una corsetta d'allenamento, vai! Vai Molly! Mamma mia, che potenza! Vai, Molly! Che cosa? Brava, tata! Bravo, no! La persona con cui ho legato di più è mia sorella Camilla, perché ora abbiamo tantissimo tempo per stare insieme. C'è anche il Pedrino. Altri. Sì, non c'è bisogno che me lo fai modificare, basta che me lo condividi per guardarlo. E come si fa? Ragazzi, è il momento di concentrarsi, quindi mettete via i giochini, adesso bisogna star concentrati. Vi sento cliccare, per cui adesso non si gioca mentre faccio lezione, ok? Cosa? Allora, puoi rifarmi il circuito per favore? Allora, un film che ho visto in quarantena, che mi ha insegnato qualcosa, si chiama Into the Wild, nelle terre selvagge. Questo film è tratto da un romanzo che racconta la storia vera di un ragazzo che un giorno ha deciso di lasciare tutto e partire per un viaggio da solo e con l'obiettivo di raggiungere l'Alaska. Questo film mi è piaciuto molto e penso che mi abbia anche insegnato molto. Perché tratta un tema che in questo periodo è davvero, insomma, rilevante, che è il tema della solitudine. E infatti in questo periodo in cui noi ci troviamo, insomma, isolati, non per nostra volontà, è importante che, insomma, ci impegniamo, cerchiamo di connetterci con le persone che non possiamo avere vicine fisicamente. E perché appunto, come insegna il film, la felicità reale è soltanto se condivisa. Benny, mi potresti andare a buttare pattume per favore? Sì. Ma non vestita così, ti devi mettere, prendi tutte le tue precauzioni, mettiti i guanti, mettiti. Ok, va bene. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with a bluesy name close. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Ragazzi, quello che sto apprezzando di più da questa quarantena è il tempo. Molto spesso nella vita di tutti i giorni siamo costretti a correre, a rimbalzare tra un impegno e un altro come una pallina da ping pong. In questa quarantena abbiamo tempo, tempo per fermarci, molto più tempo di quello che ci occorre in realtà, e per questo secondo me dobbiamo utilizzarlo al meglio. Dedicatelo a voi stessi, alla vostra famiglia e alle cose che non trovano spazio nella vita di tutti i giorni. Ciao!
Madonna, cosa è? Quanto ne faccio vedere io? Oh, finalmente se n'è andato via. Mani pulite. Oddio! No! Dabbo quando tossisco per seguire le norme del coronavirus. Tre parole per descrivere il rapporto con i miei familiari: dispettoso, affettuoso e aggressivo. Ciao a tutti ragazzi. E in questo periodo difficile che stiamo affrontando tutti insieme, penso che la cosa che mi preoccupi di più sia la distanza, ovvero il non poter vedere i miei amici, poter ridere con loro di persona. Mi preoccupa non poter fare più le passeggiate al parco, prendere una boccata d'aria, stare insieme tra gli amici. Ma la cosa che mi preoccupa ancora di più sono i nonni, gli anziani, che sono più fragili, sono più deboli di noi, e spero sempre che ai miei nonni non succeda niente come ai vostri. Ciao ragazzi, una cosa che si può imparare da questa quarantena, secondo me è molto importante, è l'aspetto del tempo. E sto notando che stando in casa è una cosa a cui non ero abituato così tanto, e il tempo è così prezioso che va usato in un certo modo, e se usato bene e si possono fare anche tante cose pur non conducendo la vita quotidiana che facciamo, e in casa si possono trovare da fare tante cose per passare il tempo ed essere poi soddisfatti. Questo secondo me è la cosa che sto notando più importante, il valore del tempo. Questa è la mia mossa classica da quarantena. Allora, una delle cose che non vedo l'ora di fare finita questa quarantena è sicuramente abbracciare il maggior numero possibile di amici miei, che non vedranno sicuramente l'ora, e anche tornare a fare attività, mi manca un sacco. Roberto, che cosa ti manca di più di quello che facevi prima e che adesso non puoi più fare? Andare in bicicletta e poi prendere il gelato, oppure andare a comprare una pizza tutti insieme. Ok, grazie.